Bene, ladies and gents, in questo video vi spiegherò o comunque vi racconterò la mia esperienza di quelli che sono stati mesi nel vivere stabilmente a Bucarest. Bucarest, per chi non lo sapesse, è una città diversa da Budapest, dove insomma la maggior parte degli italiani vanno per fare cose. La mia esperienza a Bucarest, in questo caso in Romania. Prima di andare al sodo, mi presento, sono Elvis, imprenditore da 7 anni nel mondo dell'e-commerce, quindi quello che faccio, quello che facciamo noi in azienda, io e il mio team, è quello di andare a creare, testare, scalare prodotti online, ok? Sia comunque con cash on delivery, pagamento alla consegna, insomma tante varie cose, dove appunto aiutiamo imprenditori e aziende a scalare quello che è il proprio e-commerce. Abbiamo anche un'azienda di formazione. A parte questo, voglio spiegarti direttamente com'è stata proprio la mia esperienza a Bucarest. Nel senso che io sono stato un nomade digitale, è la più grande stronzata che si possa raccontare online. Quello che ho fatto è proprio viaggiare negli ultimi 3-4 anni. Sono stato ad abitare ogni volta 3-4 mesi in posti diversi, quindi sono stato ad abitare in Svizzera, sono stato ad abitare a Barcellona, sono stato ad abitare anche comunque qua a Bucarest effettivamente 3 mesi, qualcosa del genere, però non ho avuto lo stesso vibe del vibe che ho proprio adesso, perché erano differenti situazioni, insomma ero comunque in altre situazioni. L'ultimo anno e mezzo, gli ultimi 2 anni li ho vissuti anche un po' a Dubai. Come ben sapete, insomma, c'è molta moda, c'è molta voga per gli imprenditori digitali che vogliono andare a vivere a Dubai perché comunque le tasse, perché la vita, perché il lusso, perché questo, perché quest'altro. E mi ero stancato. Non è che mi ero stancato perché amo Dubai, è una città fantastica, una città bellissima, ma non fa per me. Quindi spero che questo video ti sia utile proprio se sei stato nella mia stessa situazione, dello spostarti anche un po' ovunque e capire dov'è casa tua, dove ti senti meglio. Però ti posso dire che sulla mia esperienza Dubai non è il posto che fa per me per vivere. Sono passato poi a venire qua a Bucarest, era luglio-agosto dell'anno scorso, 2022. Dovevo fare semplicemente un mesetto, quindi farmi giusto la fine dell'estate per poi tornare effettivamente a Dubai, però qualcosa comunque è cambiato in me. Ho detto: ma chi se ne frega, rimango. Avevo preso un Airbnb qua, insomma, vicino al centro, e dopo ho preso casa nel building migliore in assoluto di Bucarest, nella One Tower. E per chi comunque abita a Bucarest o comunque viene qua sa bene che è il building migliore in assoluto di qua della città. E poi ho deciso di spostarmi ancora e vivere qua. In questo momento mi trovo nella zona nord di Bucarest, più precisamente a Pipera. Più precisamente la zona esatta è quella dove sta Andrew Tate, ok? Praticamente 5-10 minuti anche a piedi si può andare e trovare comunque Andrew Tate, che vabbè, adesso in questa situazione sta a casa sua. Però per farvi capire un pochettino la zona, ho preso una villa indipendente, quindi non attaccata ad altri posti, non attaccata ad altre persone o comunque nel andare a condividere le mura. Questo per avere comunque più privacy, perché sono più un uomo di montagna, perché preferisco la domenica farmi una grigliata e raccontare stronzate con gli amici che vengono a farci chiaramente la grigliata. E poi per fare business molto più focus, perché da quando ho deciso di prendere una villa indipendente e starmene qua sono ad un livello di focus molto più alto. Ora andiamo al dunque, che sicuramente vorrai sapere come si vive a Bucarest, come si sta a Bucarest. Prima di tutto parliamo dell'ambiente e il lifestyle di Bucarest. Tutti quanti pensano che no, che la Romania è un paese povero e questo e quello. In realtà tutta una marea di stronzate, perché tutte le persone che vengono qua a Bucarest, specialmente gli italiani, rimangono sorpresi dal livello di lifestyle che c'è. Ora sicuramente ci sono quartieri e quartieri, e la zona nord di Bucarest è la zona migliore in assoluto dove puoi venire a stare, però anche nelle zone brutte, quartieri brutti, definiamolo così, trovi supercar ovunque, trovi persone che hanno orologi ai polsi da oltre 50.000 euro, quindi il lifestyle, il benessere, le persone ricche qua ce ne sono e anche tante, ed è un ambiente molto diverso rispetto a quello italiano, nel senso se tu vai in Italia, più precisamente a Milano, nessuno tira fuori la supercar, comunque quei pochissimi, perché? Perché c'è molta invidia, c'è questo ambiente comunque italiano dove porta l'uomo ricco, comunque benestante o comunque imprenditore, quello che sia, a non tirare fuori la sua Lamborghini, la sua Ferrari o anche il suo, insomma, quello che sia. Perché? Perché ti graffiano la macchina, perché hai paura di girare a Milano, perché ti rubano l'orologio, perché è tutta una serie di fattori. Qua invece no, è un ambiente potenziante dove le persone ti incoraggiano, o che magari ti vedono con una bella macchina o comunque con un bell'orologio e ti chiedono come hai fatto, spiegami. Ok, quindi sono molto più da applausi, non tanto da sparlare dietro. Qua arriviamo al costo della vita di Bucarest, ok? Che comparato ad altri paesi, soprattutto europei,
ha il costo della vita più basso in assoluto, secondo me. Ora ci sono paesi e paesi, però per il rapporto qualità-prezzo è il migliore in assoluto, perché uno, gli affitti sono molto più bassi rispetto all'Italia, quello chiaro, però la qualità costa, nel senso, vuoi stare in un building lussuoso, vuoi stare in una villa indipendente, carina, coccolosa e anche questa di lusso e tutto quanto, chiaramente questo costa, perché sei sempre in Europa. Però a livello medio, quindi magari vuoi stare in un appartamento normale, vuoi stare in un posto normale, tranquillamente ti andrà a costare quei 500-600 euro al mese di affitto, o magari esci a mangiare, per dirti, nei posti più top in assoluto. Oggi sono, giusto a pranzo, sono andato a mangiarmi due bistecche, non una ma due, visto che io sono molto carnivoro, quindi voi vegani che state guardando mi spiace. E lì penso che abbiamo speso una roba, eravamo in due, 80 euro in due, qualcosa del genere, però abbiamo preso due bistecche, insomma un bel po' di cose. Però per spiegarti che anche nei ristoranti top in assoluto, che si mangia meglio e tutto quanto, costa veramente poco. Ok, quindi costo della vita veramente basso, ma soprattutto una qualità della vita molto più alta rispetto al prezzo che si ha. Altro punto molto importante, come avevo accennato prima, sono le persone. Le persone qua sono molto calorose, parlo comunque dei rumeni, sono molto sociali, sono molto, ti danno il benvenuto. Ok, e poi anche in generale, vuoi investire qua, vuoi fare qualsiasi tipo di cosa, sappi che gli italiani sono tantissimo ben visti in Romania e soprattutto a Bucarest. Io stesso, che comunque parlo rumeno fluente, ho comunque un problema di grammatica parlando rumeno e si sente molto l'accento italiano, un po' comunque quell'accento piacentino. E lì comunque c'è molto, si scherza molto proprio sul mio accento italiano, ma piace soprattutto alle ragazze. E però le persone sono molto calorose, è un posto internazionale dove ci sono persone di qualsiasi tipo di paese. Capita molto spesso che magari vai al ristorante e ci sono un sacco di persone che parlano lingue diverse, quindi non è che è il solito paese dell'est Europa un po' comunista, no, è molto in sviluppo. Punto importante qua è la sicurezza, cosa che tutti quanti si chiedono: ma è sicuro stare in Romania? Ma è sicuro stare a Bucarest? No, perché sai, ci sono gli zingari. Uno, numero uno importante, non ci sono zingari, non ci sono persone che ti derubano per strada, non c'è quella cosa lì del oddio, sono entrati, quindi non hai paura che magari ti ridano la macchina, non hai paura che ti derubano per strada? Assolutamente no. Capita spessissimo che comunque vado a farmi una passeggiata anche alle 3 di notte. Non chiedermi perché vado a farmi le passeggiate alle 3 di notte, ma succede ogni tanto. Sono proprio tranquillo. Perché? Perché è un paese estremamente religioso e ha una morale molto forte. Quindi, anche se il budget per la sicurezza proprio stradale, quindi parliamo di polizia, telecamere, queste cose qua, chiaramente non è ai livelli di altri paesi dell'Ovest, c'è comunque molta più sicurezza. Nessuno ti va comunque a rubare l'orologio per strada, come succede a Milano, nessuno ti va a graffiare la macchina, nessuno ti viene a rompere le palle per strada, nessuno ti viene a derubare in casa, a meno che non ha proprio un motivo valido per farlo. Quindi a livello di sicurezza, per me, Bucarest o comunque la Romania è il paese, parlando di Europa in questo caso, il paese più sicuro in assoluto. Se mettiamo a comparazione Dubai e Bucarest, sicuramente il livello di sicurezza di Dubai è molto più alto. Però se vuoi stare in Europa, in questo momento, in questo periodo, Bucarest è la città più sicura in assoluto dove stare. Poi punto saliente sono le tasse, perché tante persone si chiedono, ma Elvis, sai, non so comunque le tasse come sono. Allora ti dico direttamente, io ho delle aziende qua in Romania, più precisamente delle SRL, perché sì, ci sono le SRL anche in Romania, con la differenza che in Romania tu paghi l'1% di tasse, quindi corporate tax sul fatturato, ed è veramente tanto basso. Ora, se magari hai intenzione di spostare la tua residenza fiscale personale o comunque anche il fatto dell'azienda, quindi avere un'azienda anche qua in Romania o comunque andare a settappare tutto a livello fiscale, trovi tutto quanto qua sotto. Io ti lascio un link di Trinity Tax Solution, dove sono soci in azienda, quindi sono in partnership con Trinity Tax Solution, e quello che si va a fare, ok, tramite consulenti, avvocati, insomma tutto un gruppo di professionisti, è settappare tutto da un punto di vista legale, fiscale, dall'inizio alla fine, sia per italiani che si vogliono spostare fuori, sia comunque per altre persone intraeuropee, extraeuropee che si vogliono proprio spostare in Romania. Ma non è solo una questione di tasse, ok? Perché sì, è molto allettante l'1%, sì, ok, lo 0% di Dubai. Dipende dove vuoi vivere. Se vuoi avere comunque un ambiente molto più potenziante, ok, qua arriviamo anche al network, sicuramente Bucarest è la scelta migliore. Nel senso, Dubai è un posto dove
trovi persone di ogni dove, trovi sicuramente persone molto ricche, però può capitare che ci sono un sacco di teste di cazzo, ci sono un sacco di persone che in realtà fanno molto più show off e fanno vedere più di quanto hanno. Ora, questo non è una critica verso Dubai assolutamente, perché come ho detto amo Dubai, è una città bellissima, una città fantastica, una città comunque con delle persone top. Dall'altra parte non è per tutti. Io mi ci sono ritrovato molto a vivere qua a Bucarest e ti invito anche a fare ad esempio un 2 settimane, un mese, quello che sia di prova e darmi direttamente un feedback. Ok, o comunque fammi sapere qua sotto nei commenti se sei stato in Romania o se sei stato a Bucarest, che tipo di feedback hai avuto. Io personalmente che vivo qua e la mia intenzione è quello di, anche se ho azienda qua SRL da più di 6 anni alla fine, però non sono mai stato fisso a vivere, il mio feedback è assolutamente positivo e quello che voglio creare è un qualcosa di molto più solido, è un qualcosa di molto più consolidato a livello aziendale, business, soldi, non soldi, network di persone, perché qua c'è un network di persone veramente di alta qualità che non gli interessa far vedere, ma gli interessa lavorare, perché il livello di focus, il livello di concentrazione, il livello di ok, dobbiamo fare le cose qua in questa città è veramente fantastico. Poi soprattutto perché si può accedere molto più facilmente, cioè vado al ristorante top e magari mi prendo insomma un qualcosa che mi costa a livello monetario insomma poco niente, riesco a trovare lì il multimilionario, il miliardario. Oppure io sono andato a sparare ad un poligono, perché mi piace molto andare a sparare e andare al poligono ad allenarmi, non si sa mai, magari parte una guerra, magari parte un apocalisse zombie, e lì ho incontrato un miliardario che mi sembra fosse inglese e che abita a Dubai, però viene espressamente a Bucarest per quel poligono dove vado io. Ok, quindi capita molto spesso che si incontrano persone di questo genere con un network, quindi con un capitale molto alto, persone soprattutto di qualità. Quindi il mio invito è quello di venire qua, provare, vedere com'è e tutto quanto. Questa è la mia versione, questo è il mio feedback per quanto riguarda Bucarest. Fammi sapere qua sotto nei commenti se sei stato, se hai intenzione di venire o quant'altro. Per altre domande basta che mi scrivi direttamente su Instagram, che magari ci facciamo 2 chiacchiere. Per questo video direi che è tutto e ci vediamo alla prossima.